sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e Ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295. costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 alle Fornasette di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. San Giuliano City, calcio lecco allo stadio Ferruccio di Seregno. È la sfida che vale per il Lecco la possibilità di rimanere davanti in classifica e che vuole significare invece per il San Giuliano la possibilità di rialzarsi dalle zone basse dopo la vittoria che ha spezzato una serie negativa che durava da 4 incontri. Esordiscono Bonino in attacco per il Lecco, Bianconi in difesa. Arrivati dal mercato di gennaio alla corte di Luciano Foschi, vince il match. Pochi spettatori, sparuto anche il gruppo comunque di tifosi sempre blucelesti al seguito della formazione di Foschi. Calcio d'angolo San Giuliano all'ottavo, la palla sfila nell'area piccola, colpo di testa e poi Melgrati la fa sua, disturbato da Falma, riesce a sventare la minaccia, poi va a inciampare su un avversario. Falla, batte la rimessa Marchi, restituisce il pallone al compagno, il cross dentro e Volpicelli va a segnare il gol del vantaggio. Immobile però la difesa dell'Ecco all'11esimo, la festa del numero 7 della San Giuliano che va sotto lo spicchio dei tifosi, probabilmente a dedicare anche a una persona il gol. Rivediamo, rimessa laterale, ci sono quattro difensori nel cuore dell'area dell'Ecco e solo Volpicelli di fatto che stacca da fermo, era andato anche a inserirsi e a saltare Fusi, ma la palla arriva da Volpicelli che si alto e concede centimetri la difesa bluceleste, però insomma veramente molle come più volte visto in stagione su questo tipo di situazione, sia da calcio piazzato sia non, ma davvero troppo facile qui per il numero 7, tra i più attivi dei suoi nei primi 25-30 minuti. Qui scambia con un compagno, con Metlica, e poi la conclusione dello stesso Volpicelli, la parata di Melgrati, Cogliati si divora il gol del 2-0 sul tap-in. Soffre l'Ecco nella prima parte di gara, si vede solo al 16esimo, ma perde palla e allora Bonino può ripartire il San Giuliano. La palla in verticale per Fall, l'uno contro uno su Bianconi che lo soffre tremendamente nel primo tempo. Fall sbilanciato col corpo, calcia alle stelle. Bianconi poi sarà costretto anche per infortunio a lasciare il campo, ma nel primo tempo in grande difficoltà contro le accelerazioni di Fall. Volpicelli da punizione, la palla rimbalza, sta per beffare Melgrati che è costretto a toccarla in angolo. Volpicelli uomo in più dei suoi nel primo tempo. Fall, palla a sinistra, dentro ancora la conclusione in un primo momento deviata, poi ancora Salzano non riesce a dare forza al pallone. 42esimo, ci prova il Lecco, Ilari, il cross lungo nelle intenzioni a cercare Giudici, ma non c'è nessun problema per Grandi, si resta sull'1-0. Lecco che non riesce mai a tirare in porta nel corso dei primi 45 minuti, ci prova al 48esimo, la punizione di Lepore, la difesa che allontana, poi Giudici se la mette bene sul mancino, la palla andrebbe in porta ma è deviata, deviazione provvidenziale per il San Giuliano, palla che si impenna, per poco non beffa Grandi ma allo stesso tempo sventa la minaccia per i padroni di casa. Qui l'arbitro va ad ammonire in panchina l'allenatore della San Giuliano, Carmine Gautieri, per proteste. Dentro nuovi attaccanti, Tordini anche dalla panchina insieme a Pinsauti per il Lecco, ma non dà frutti, non danno frutti le sostituzioni. Poi il tentativo sbilanciatissimo qui di Lepore col corpo, la palla che finisce alta e l'arbitro va a dare il secondo giallo a Gautieri dopo uno scontro di gioco che ha visto avere la peggio Giudici del Lecco. Non si sa perché
protestava Gautieri. Doppio giallo e dunque abbandona la partita prima della fine con il suo in vantaggio 1-0. 73esimo contropiede della San Giuliano, la palla dentro, poi il tocco di Zambataro che per poco non permette di avere una grande chance agli avversari. Ancora il contropiede 1-2, il tocco di testa che manda Miracoli in porta, Miracoli entra in area e poi è bravissimo Melgrati a opporsi col corpo e a dire no al tentativo di Miracoli di raddoppiare. Grande rischio però anche in questo caso corso dal Lecco, che per poco non va sotto 2-0. Poco cambia però, perché la partita finisce comunque dopo 6 minuti di recupero con la vittoria del San Giuliano, che fa sua la sfida con il Lecco. 1-0, il Lecco più brutto dell'anno in trasferta, ma non solo. Incappa in un'altra brutta prestazione, lontano da Riga Monticeppi, che significa sconfitta.